In tema di legalità, cos'è cambiato dopo le stragi del 92, Capaci e Via D'Amelio? Una maggiore coscienza, una maggiore attività di repressione da parte dello Stato, delle istituzioni, ma anche una presa di coscienza da parte di tanti cittadini, tanti giovani, e quindi dobbiamo continuare su quella strada. La cattura di Matteo Messina Denaro? È un fatto importante, ha portato alla ribalta di nuovo il tema della mafia che era quasi dimenticato, e quindi dobbiamo ancora andare avanti per cercare soprattutto di dare ai giovani questa possibilità di conoscere in maniera da determinarsi a contrastare questo fenomeno. Da magistrato, ex magistrato, amico di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, da seconda carica dello Stato, qual è stato lei Presidente del Senato, oggi parlare ai ragazzi è davvero importante, parlare di legalità. Beh, io ho fatto il magistrato, ho fatto politica attiva, adesso è la mia terza vita, nel senso che ormai tutto il mio tempo lo dedico ai ragazzi, agli incontri nelle scuole, mi pare che sia un modo opportuno per poter cercare di creare un futuro migliore al nostro paese e a questi ragazzi. Perché è importante diffondere la cultura della legalità? Certo, la legalità è la difesa dei deboli, e chi ha un diritto negato lo può avere riconosciuto solo con la legalità, non certo con la mafia. Prese, continua il percorso di legalità all'Istituto Comprensivo Verga. E l'evento di oggi coincide con il 45esimo anniversario dell'uccisione per mano mafiosa di Peppino Impastato e con le prossime imminenti anniversari delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Sì, diciamo che si inquadra sempre in tutte le attività che noi facciamo annualmente per l'educazione alla legalità. E, tra l'altro, noi abbiamo pure partecipato il 9 maggio al trentennale della visita di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi. E cerchiamo comunque di attivare quella che è la coscienza civile dei nostri ragazzi attraverso anche la partecipazione alle varie attività e l'organizzazione di questi incontri, perché incontrare un personaggio appunto come Pietro Grasso è sicuramente importante per i ragazzi, perché tante volte vedere le istituzioni da lontano diciamo per i ragazzi non è molto attraente o interessante, invece conoscere personalmente chi ha avuto a che fare con quelli che sono gli eroi, tra virgolette, che hanno studiato, che cercano di conoscere con i protagonisti della nostra storia contemporanea, è sicuramente importante, e quindi diciamo è più costruttivo per i nostri ragazzi. Come mai la scelta è caduta sull'autorevole presenza di un personaggio come Pietro Grasso? Noi ogni anno cerchiamo di organizzare appunto degli incontri con vari autori. E poi io, tra l'altro, tu lo sai benissimo, tengo particolarmente all'educazione alla legalità, perché per me è la base di qualsiasi buon cittadino, di qualsiasi buono Stato. Quindi parlando con un agente editoriale con cui siamo in contatto e che spesso mi propone vari incontri con l'autore, uno degli incontri che io ho visto, insomma, che potevano interessarmi particolarmente era quello con Pietro Grasso, che ho fortemente voluto, ho insistito, l'abbiamo programmato, sono mesi che ci lavoriamo e quindi oggi speriamo di arrivare finalmente a conclusione di un percorso, perché non è oggi solo l'incontro con Pietro Grasso, ma è lo studio, l'esame di questi libri, sono stati letti, inscenati, dei dialoghi, insomma è tutto un lavoro che poi porta ad una conclusione finale che è l'incontro con l'autore. Grazie.